Ma guarda, mi manca il vestigio. E direi che ci siamo. Manca vestigio, manca quella punta da scavare che non è segnata però. Non è una roba segnata. Nella mappa. Come obiettivo. Ora la domanda è. Il vestigio. Sono sempre loro? Sì? Non c'è niente che possa sembrare un vestibolo. Devo controllare? O devo chiedere a qualcuno della zona? Non è meglio? Devo... Ah, esplorare dintorni. Maybe? Ma cos'è Forte Condor questo? È un tavolino da Forte Condor. Sì. Takes me back. Used to study basic tactics with it. Game's pretty fun, actually. Wedge was into it, and he and I'd play sometimes. Detecting gravity increasing. Wait, Deepa, don't! Anche Tifa giocava forte quando. Tifa, sfidami. Battimi. Sono queste le famose tette a punta, le tette poligonali che c'erano una volta. Vabbè, addirittura. Glad you're here, troopers. Shinra forces are poised to strike our position. Help us! You're our only hope. We are. Cioè, Barrett poligonale sembra il golem di pietra di Clash Royale. Forte Condor. Ti ha portato nel mondo del gioco strategico Forte Condor. Sconfiggere il nemico potrai continuare a cercare il vestigio, ma prima di affrontarlo scegli la tua squadra. Vabbè, sì, raga, l'abbiamo già fatto. Era tutto nel DLC, era tutta una roba del... posso mettere... grazie. Se possibile. Sta tutto nel DLC, appunto, c'era questo minigioco in cui dovevi affrontare... In realtà gli altri, cioè altri personaggi tipo Wedge, Roche, c'erano un sacco di altri personaggi. Funziona semplicemente che l'area in cursore l'hanno cambiato. Allora, vedete che ci sono le unità, no? Queste sono le unità nemiche. In basso a destra di ogni unità c'è torre, scarpe, vento. A torre, sinceramente, non mi ricordo cos'è. Mi ricordo cosa vuol dire. Però scarpe vuol dire che è di terra e vento vuol dire che è di aria. Te lo spiega per caso? Sa di no, vero? Poi nell'iconcina del nemico ti dice la forza 3, che sarebbe presente quanto costa l'unità, e ti dice che tipo è. In questo caso il soldato è di tipo attacco. E là sopra in alto, praticamente in mezzo abbiamo la schermata delle debolezze, ovvero che sappiamo che l'attacco vince sull'artigliere, che non è un cosa comunque, il verde l'arco, e l'arco vince sulla difesa, la difesa vince sull'attacco. Quindi in questo caso il nemico ha 3 di attacco, cioè 3 truppe di attacco, 3 di, ar 3, 3 di arco, 3 di attacco a distanza e 3 di difesa.
a 9 truppe. Io posso mettere solo queste. Ah, ho capito. E posso sceglierle? No, non posso scegliere. Posso cambiare quello che voglio. Ne hanno aggiunto un sacco di truppe comunque. Catapulta non c'era. Chiaramente la facciamo bilanciata. Questa è neutra? Dovrebbe farla neutra. Boh. Cambierò e cambia formazione. Non posso cambiare le unità. Vabbè. Allora abbiamo 2-2-2. Fante infinito cosa vuol dire? Vabbè raga, ma penso che sia una cagata. Credo che sia una cagata. Allora, per attaccare i volanti ce li abbiamo. Ma non ho un difensivo che attacca i volanti. Perché lui, i suoi volanti sono d'attacco. Andiamo bilanciata, dai. Beh. E funziona come Clash Royale. Se ci avete mai giocato, penso che l'abbiate visto, eccetera. Muovi il cursore, sì, sì, bravo. Praticamente hai la truppa là in alto. Vuoi giocare qualcosa o no? Ok. Hai la truppa là in alto e praticamente scegli quale mandare. In questo caso lui sta mandando l'attacco, quindi io mando i difensori. Abbiamo la barra là in alto, se la vedete, sopra i personaggi, che ti dice quanta quanta energia hai per lanciare i nemici. Ma cos'è infinito? Che roba dovrebbe essere infinito là? Boh. Rimane il fatto che appunto dovete dovete buttare giù le torri. L'obiettivo è buttare giù le torri. Tra l'altro in modalità difficile, che è quella che avevamo fatto, le torri andavano buttate giù tutte e tre. La difficoltà stava proprio nel buttare giù tutte e tre le torri. Mandiamoci un artigliere là, anche perché inizia a buttare difese. Qua loro stanno a posto. Magari mettiamogli un guaritore. La difficoltà stava appunto nel fatto che dovevi ammazzare tutte e tre le torri entro il tempo limite. Invece penso a sto punto in modalità normale ti basta. Che è successo qua? Boh, cosa schiaffi. In modalità normale ti basta vincere. Cioè buttargliene giù una. Mettiamo un altro artigliere. Cioè non è che devi buttargliene giù uno e basta, devi essere in vantaggio, chiaramente. Perché lui c'ha meno vita? Quando l'ha persa? Te la fai? Resisti. Una volta partita, quando la barra di posizionamento è piena, puoi schierare un eroe. Claudio è difensivo, Barrett è artigliere. Ah, è artigliere allora. E Tifa è offensivo. Però devo ricaricare. Devo ricaricare tutta la barra. A quanto pare. Cosa sta facendo questo qua, boh? Io voglio ricaricare la barra, voglio Tifa. Ma ha tirato un sasso. Ha tirato un sasso in testa. Ok, 60 secondi. Quando mancano. Quando manca poco tempo, succede che praticamente la barra aumenta il doppio velocemente. Come Clash Royale, sì. Toh, andiamo di difensori qua un attimino. Cerchiamo di buttare giù loro. Io voglio Tifa, raga. Perché c'ho Barrett? No, ho cambiato Cloud con Barrett. Merda. Ce la fate a colpirlo quello? Ah, sì, ok. Raga, ho cambiato Cloud con Barrett. Avrei tirato, volevo giocarli insieme loro. Ok, 8. Eroi. Tifa. Quando non scende in gamba, combinazione eroica infligge danno al nemico e nello stesso tempo dà benefici ai compagni.
È molto potente, ora combattate le forze. Ok, vai. In sostanza entra in campo, fa una botta. Non posso schierarli entrambi, però solo uno. Ah, capito. No, vai, ormai ci siamo. Te là cosa stai facendo? Tieni. Mi sa che non reggi. Se li ammazzate la torre centrale, chiaramente vincete automaticamente. Non ce l'hanno fatta, peccato. Ma come hai perso? Ah, devo ammazzare la torre centrale. Che comunque gli mancava un secondo e penso che le avrebbero colpite. Vabbè, no, no, ok. Buono sapersi. Mi dispiace. No, guarda, non ho usato nemmeno Tiff. Ma a me bastava dirle che dovevamo buttare giù quello. Cioè, non ci vuole molto. Anche perché appunto, cioè, è un tutorial, quindi poi dici... Perché ce n'erano alcune appunto sempre in modalità difficile, ma anche in normale. La modalità difficile, col fatto che devi buttare giù la torre centrale, è molto più difficile. E poi ce n'erano alcune che tipo, mi ricordo, le distruggevi. Andavi direttamente sulla torre e l'hanno rubata. The Proto Relic. Quello è un dissuasore. Intuition tells me that is the treasure I seek. Hold! Unhand that, you rogues! Captain! Ah, se fossero tutti così come Forte Condor, ci starebbe. Nel senso di... Vestigio della prateria erano i tizi lì in cose. Vestigio della di Junon. È Forte Condor. Ci starebbe come cosa. Ma sono venuti a prenderlo da dentro e sono usciti, quindi sono vivi anche fuori, no? Ok, cos'è? Ricercatore esplorativo, cos'è che ho fatto là? Vai. Andiamo full, chiaramente. Ah, cacchio, c'è anche quello. Ascolta un attimo. È qua. Posso? Ce l'abbiamo qua di fianco. Lo scavo, dico. Fammi giusto vedere che cos'è. Non posso andare di qua. Buttati, vola! No! Aspetta. Isn't Fort Condor kind of a big deal in Midgar? Yeah, it was really popular in Sector 7. Maybe I should have gotten into it earlier. Think I can still learn the basics? I don't see why not. I bet both you and Red could pick it up quickly. Red. È perché adesso ce li ha messi loro in automatico quelli. In realtà. I personaggi li hanno presi loro da soli. E qua in mezzo? No. Cioè Tiff e Barrett sono entrati da soli. Non li ho nemmeno in squadra, quindi sicuramente non li ho scelti io. Scusate, mi sono lanciato qua dentro, come esco? Hello? No, sì, che stavo cercando di schivare quelli. Sono trovato peggio di prima. Allora, era una roba della, per trasmutare.
giusto? Aveva detto qualche chip. Chip. Sono di più. Ok. Where? Due. Ah, sì, sono tre, c'è scritto anche. Era come quell'altro, l'altra volta di... nei cosi. In mezzo ai tunnel. Ah, più che altro non volevo rogne, che ho trovato anche, c'erano... C'erano quei robi volanti. E grazie. E le bracciale, fascia selvaggia. No, il problema è che c'ho la roba da fare, ma non c'ho i materiali. Non pensavo. Anche perché poi alcuni materiali sono di nemici tostini, eh. Cioè, tipo singoli come il Noeticus. E lì io non ci ho guardato, ma devo vedere se... Se... Come posso dire? Devo vedere se in realtà sì, posso rifarlo il nemico. Però non ci ho guardato se mi serve effettivamente qualcosa da parte di qualche nemico forte. Però tipo questo mi fa strano. Zinco grezzo me ne serve un 30, ma ne ho 0. Come faccio ad avere 0 materiali di un qualcosa che sto cliccando tutto? È strano, no? E quindi la mia domanda è, dato che ho trovato il progetto qua, prima di essere andato da qualche altra parte, è possibile che non posso farlo prima di arrivare da un'altra parte? Cioè, mi fa strano. Se ho il progetto che ho trovato qua... No, non ti scaricare. Se ho trovato il progetto qua, mi fa strano che non posso farlo già qua. Una volta terminato lo scontro. Aspetta. Eccomi. Sì, vabbè, chiaramente non so se sono tutti uguali, non credo, mi fanno cambiare squadra e ovviamente l'avversario avrà una squadra più forte. It's not so bad. E niente. Captain! Troopers, you're just in time. Come friends, let us join forces to lay waste to those fiends and reclaim my treasure. What do you mean your treasure? It came from our world. It belongs. Adesso che ci penso, il tizio. Cease your whinging, man. We've no time for it. Non so perché mi sembra quello. Mi sembra quel tizio. Perché quando avevamo preso il vestigio l'altra volta era apparso una specie di samurai. Questo c'ha quella quella tipo quella maschera, che tra l'altro non so come si chiamano, però c'era anche su Okamiden. Hanno quella maschera con quella bianca, con le righe rosse, no? Con le decorazioni rosse a mo' di volpe, di kitsune. È una roba appunto giapponese che si usa nei teatri o roba del genere. È la stessa mia squadra. Lui c'ha una squadra diversa. Come hanno fatto a colpirla? Boh. Vabbè, non stavo neanche guardando. Io stavo guardando gli avversari che avanzavano. Qualcuno gli ha tirato una botta lì. Bene. No, ho notato comunque che è diverso. Molto diverso dal primo Forte Condor. Cioè, il tipo la truppa Fante, che ha il simbolo dell'infinito, in realtà ne puoi giocare infiniti.
Vabbè. Cioè, praticamente hai truppe limitate da giocare. E questa è la cosa particolare. E a parte che ti dice praticamente di fianco hai la barra dell'avversario, ovvero quando arrivano i nemici dell'avversario, che anche questo è diverso. E... te hai truppe limitate. Cioè, puoi tipo giocare solo due guaritori. È strano. Sì, sì, comunque penso che sia lui. È sicuramente quel samurai che avevamo intravisto nella visione. Non so chi è. Non credo che gli abbiano dato un nome, nemmeno. Quindi non saprei. Ascolta, vado anche a ricaricarmi la vita. Non serve, però. Eccomi qua. Andiamo, bello. Non è l'ultima, vero? No. Ahimè, no. Anche se ho paura che dovremmo affrontare il comandante come ultima cosa per... ah, addirittura nel faro. Dovremmo affrontare lui per, appunto, per prendergli l'ultima roba e, molto valente, tipo scateneremo la sua ira e ci darà la caccia. Perché per l'appunto credo che anche lui stia cercando... ah, ecco, io c'ero già venuto qua. Sì, ma tanto si complicherà, me ne manca uno. Me ne manca un altro, vai. Stiamo affrontando tra l'altro nemici. Le basi sono diverse perché nell'altro erano tre aquile. Due alla base e una come centrale. Qua c'è una specie di capitano. Pensa davvero che non ci siamo accorti che sia lui? Guarda, c'era già un altro che si era vestito da sorella. Ma quella è un'altra storia. So how should we handle this? I don't think we can get the proto relic back without the captain. Yeah, we gotta help him. Va bene, però il fatto è sempre la stessa, vero? Torre giga cannone. Ah, guarda, unità standard il barbaro. E tra l'altro stavo guardando appunto la bestia, ha solo la torre. Questo perché attacca solo la torre. Tipo, avete presente il domatore di cinghiali? O Grider quando parte, no? Lui va solo sulle torri la bestia. C'era anche di là, c'era il segugio mi pare. Sono truppe che vanno direttamente sulla torre. Tipo invece il barbaro che ha torre e scarpa. Va sulla torre ma solo dopo aver combattuto contro il nemico. Cioè si ferma prima chiaramente al primo ostacolo che trova. Beh, va bene, io continuo, credo, a essere bilanciato in questo modo. Non mi danno altra roba. Riduzione della difficoltà con L3. No, grazie. Guarda, mi va bene così. Ah, io ho capito adesso come funziona. Cacchio. La barra si ricarica mentre metti le truppe di quel tipo. Cioè, se io metto truppe d'attacco si ricarica Tifa, se metto truppe di difesa si ricarica Cloud.
Io però non ho capito la roba dell'8. Quando arriva la barra al massimo, cosa succede? Cioè, c'era scritto una volta per partita, quando arriva la barra al massimo, puoi schierare un eroe. Cosa vuol dire? Tra l'altro lui c'ha una Buster Sword fatta male e una mazza chiodata fatta male, che sono due armi che c'aveva Cloud. Una, beh, la cosa ce l'abbiamo la Buster Sword. La mazza chiodata era un'arma nel remake. In realtà non ho guardato se ce l'abbiamo anche qua. That polygon piece of shit. Un demone? Even so, we can't just abandon those guys. Never mind the proto relic. Right. Speaking of which, I've reacquired its signal. Send us the coordinates. Ed è l'ultimo. Principessa prigioniera. Sì, sì, certo. Dov'è? Ti fa. Mazzo, mi sta spostando con la forza. Dove cacchio me l'ha messo? Come ci arrivo là dietro? Boh, da qua? Tana del drago, ma mi sembra lontano. Proviamo da lì. Cioè, più che altro, allora, ci sono tutte le montagne in mezzo. Vai, vai, nuota, nuota, zitto e nuota. Ci sono tutte le montagne in mezzo che mi preoccupano. Col fatto che lui purtroppo non si lancia ovunque. Oh, oh, forse lì? Forse lì possiamo fare qualcosa. E non mi ricordo di esserci andato qua. Stai buono, stai calmo. Che poi, allora, se c'è la possibilità di cadere giù da una rupe, vuol dire anche che puoi tornarci su. C'è un bambino. Ciao. Beh, ok. Potevamo prenderlo prima. Tac. Chissà quante di queste non abbiamo trovato. Perché queste non sono segnate. Bisognerebbe. E penso che alla fine, magari sì, prima di concludere tutto, mi vado a vedere la mappa. Una mappa completa. E vediamo un po' se abbiamo saltato qualcosa. Sono robine. Alla fine ti danno anche una piuma d'oro che, finché non mi servono particolarmente, chi se ne frega. Cioè, se ne trovo 5 perché ho trovato 5 robe. Ciao. Ok. Questo non c'entra un cacchio con Fort Con. Cioè, finché trovo 5 piume d'oro in un'area e ne spendo 3 per truccare il ciocobo. A meno che non mi servano per qualcos'altro. Mi scoccerebbe più che altro per questi. Scusi? Ah, ok. Arrivo, arrivo. Dove sto andando io? No. Sì? Forse devo fare tutto il giro?
Ma vanno in moonwalk? Incredibile, l'altro che Michael Jackson. Mi sa di sì. Aspetta, no, che purtroppo è stupido. Dai. È un po' inguidabile perché le prende larghe le situazioni. Ecco. Una volta per tutte. Vai, vai, Barrett. Ti vedo carico. Andiamo. E, boh, non so se mettere Barrett magari al posto di Cloud, perché volevo provare anche Barrett. Però boh. Vabbè, chiaramente adesso ci danno contro. Ma ce li ho delle truppe da giocare? Ah, no, almeno le truppe ce li ho. E un attacco, un artigliere e una difesa. Rimaniamo bilanciati. Andiamo così. Cioè, lo scontro è emozionante, per carità. È incredibile vedere questa situazione. Stavo guardando che praticamente la sua peculiarità è che cambia tipo. Cioè il comandante appunto passa da magari essere artigliere, quindi debole l'attacco, a difensivo e quindi debole l'artiglieria, quindi devi mandargli ogni volta roba diversa, ma... Cioè, mandare Cloud o Tifa o comunque un eroe è veramente tanta roba. Cioè, ti svolta la partita in maniera assurda. Anche perché poi entra, tipo, c'era il piccione volante, entra Tifa, lo disintegra solo entrando. Il vestigio l'abbiamo preso. Forse. Chapter 2. In che senso? Modalità missione. Chad ha apportato alcune modifiche a Forte Condor, l'ha reso più difficile con la modalità missione. No, no, Tifa, mai. Non voglio essere tuo nemico, piuttosto perdo. Non ci fa nessuna roba? Nessuna schermata di lui? No, ok. Ok, ok. Cerchiamo di capire. Tra l'altro, vestigio del comandante. Che roba strana, perché è una pagoda, però c'è tutta la roba steampunk. The singular item that you now hold.
È da combattere adesso, no? No, no. Oh no. Ma perché adesso? Ho capito. Bella. Oh, thank goodness. I was so worried. What just? I was unable to locate you, albeit for only a moment. If something had happened to you because of me, I... Hai perso le mie coordinate, ok? Quindi mi sono tipo teletrasportato là. E gli altri cosa dicono? Could it be you got a soft spot for Soldier Boy here? Annoyance response triggered. Cause? Barrett's mocking tone of voice. Anyway, don't worry about it. Been in much worse situations than that before. Very well. Regardless, I will do what I can to improve security measures. Vinci in modalità missione. Posso vedere un attimo una cosa? Parte... no, voglio vedere meglio. Vabbè. Anche questi? Vediamo un po'. Anche questi qua hanno la modalità missione? Lo provo giusto per capire un attimo cosa vuol dire, ma suppongo tipo... Sì, sì. Suppongo sia tipo... uccidi quello senza uccidere quell'altro, metti meno truppe. Se il comando delle forze Condor reduci dalla sconfitta, subito in guerra contro l'esercito Shinra. Le unità sono stanche e amareggiate. Che cosa vuol dire? Poverine, sono stanche e amareggiate. Mi sembra che i danni siano quelli, no? È solo che manda più truppe. Non ci sono delle missioni, manda più truppe in campo. E sì, le tue sono uguali. Non è cambiato un cacchio. Però adesso nel vestigio là sotto mi dà 1 su 4. Quindi in sostanza sì, devo rifarle. Però solo con appunto la modalità missione. Yes! Questa è tosta, perché più che altro c'è lui che ti blocca le truppe. È stronzo. Ti blocca, praticamente, era l'ultima fase, dove devi combattere appunto il demone. E praticamente diventa, magari, diventa di tipo attacco, devi colpirlo con il difensivo. Il problema è che il difensivo deve essere vicino, non attacca da lontano. E lui ti blocca le truppe vicine, con stop gun, non lo so. Allora, le ho fatte tutte, vestigio 4, infatti ho finito. Però, raga, c'è un problema. Non mi piace. Non mi piace questo Forte Condor così. Il Forte Condor che c'era prima, le truppe non erano contate, che in realtà non è nemmeno quello il problema grosso. Il problema grosso è che devi distruggere tutte le truppe, cioè tutte le basi, tutte e tre. O almeno quella principale. E nell'altro invece ti bastava essere in vantaggio. E poi tipo non hai più neanche le abilità. Cioè sì, hai gli eroi, però non hai più quelle abilità che c'erano prima. Magari le magie, che erano interessanti. Boh. Cioè mi sembra un po' un downgrade.
di quello che era il vero, il forte Condor prima. Poi boh, sarà una cosa mia. Sicuramente è più difficile questo, però mi piace un po' di meno.